Ciao, bentornati sul canale e benvenuti ai nuovi iscritti, ammesso che ce ne siano. Allora, oggi voglio fare un video che non facevo da veramente tanto tempo, e cioè uno spacchettamento, anzi mega spacchettamento, perché vi faccio vedere già i pacchi. Uno, e poi c'è anche quest'altro pacchetto con del materiale ovviamente creativo. Con il quale poi andrò a creare dei bijou, ovviamente. Le cose che ho preso sono più che altro cose primaverili, per quanto poi si possa definire primaverile un bijou. Diciamo che ho, non lo so, mi sono proiettata quando li ho acquistati, mi sono proiettata verso la primavera. Se sentite miau, sono le due bestioline che sono qua vicino a me, magari potrebbero apparire nel video. Comunque, cominciamo a spacchettare il primo dei due pacchi. E diciamo che questi acquisti sono stati fatti in vista, anche se ancora di sicuro non c'è nulla, di ulteriori mercatini che vorrei fare nel periodo appunto primavera, cioè tipo marzo, maggio. A maggio sicuramente qualcosa dovrei riuscire a fare. Marzo, oggi ho ricevuto una risposta negativa, quindi di fatto non lo so ancora. Allora, qua nel primo pacco vi faccio vedere delle catene che ho preso. Allora, la prima che è questa, adesso ve la apro. Stavolta sono veramente andata all'ingrosso, perché soprattutto non smetto di scartare perché sennò non si capisce quello che dico. Scusate. Sono andata un po' all'ingrosso stavolta, perché di solito le catene le finisco sempre e mi ritrovo sempre a riordinarle. Stavolta ho detto prendo un po' di tutto e così almeno la scorta ce l'ho e via. Quindi ho preso, diciamo, delle tipologie di catena che solitamente mi capita di utilizzare, acciaio comunque, oppure alluminio ma rodiato, in modo tale che non si rovini. Allora, questa mi era piaciuta tanto e devo dire che anche vista dal vivo è veramente carina. È bella, bella solida, ha una maglia rettangolare, sono delle maglie apribili, anche se poi devo dire che solitamente quando prendo le maglie apribili di acciaio, essendo comunque molto materiale comunque molto duro, faccio fatica ad aprirle, quindi la maggior parte delle volte mi trovo a romperle, cioè a tagliarle con la franchesina. Poi questa invece è una catena molto molto sottile. Vediamo se riesco ad aprire anche questa. Questa l'ho presa perché ho notato nell'ultimo mercatino che mi veniva chiesta spesso, cioè mi venivano chieste spesso collane lunghe con catene sottili, e quindi abbiamo fatto la scorta di questa. Facciamo un po' come le YouTuber serie che mettono la mano dietro, che io ancora sì, effettivamente forse qualcosa cambia mettendo la mano dietro. So se mette a fuoco, e quindi abbiamo questa catena dorata. Poi, beh, questa non ve la sto ad aprire perché sennò vi annoiate. È un'altra catena, sempre d'acciaio, sempre dorata, però è ancora più sottile, veramente sottilissima questa. Da usare proprio magari con un semplice ciondolo un po' particolare, in modo tale da dare importanza al ciondolo piuttosto che alla catena. Anche questa mi piace tantissimo. Altro rocchetto, questa è viene chiamata Rolò, ed è, vediamo se riesco a farvela vedere, no, non mette a fuoco bene. Comunque è una maglia tonda,
sempre in acciaio, e questa mi piace molto lavorare con questo tipo di catena. Eccolo, è arrivato. Ciao. Lui è Lucky, il mio assistente. E poi l'ultima catena, mi sembra che siano solamente queste le catene ordinate. È sempre dai toni argentati ed è alle maglie. No, scusate. Lucky mi ha preso il rocchetto di catena. Ed è, diciamo, alle maglie più sottili, più strette. Anche questa però non mi dispiace affatto. Ora andiamo ad aprire l'altro pacchetto. Dunque, chiaramente il resto invece è, diciamo, per andare a compensare le catene. E ho trovato, intanto c'è il gatto che sta cercando di prendere le catene, questi links in realtà, perché poi non sono, sì, sono a forma di perla, ma avendo i due connettori da una parte e dall'altra, li consideriamo dei links, con sulla scritta Love. Queste qui vorrei utilizzarle per creare, intanto mi dai i bacini, ciao, per creare una collana abbastanza vistosa, magari con la catena, vabbè, sicuramente quella argentata, non quella con le maglie più grandi, ma magari quella con le maglie di una via di mezzo, però secondo me viene comunque una collana, può venire una collana sfiziosa, vedremo. Poi in virtù del fatto che a me piace molto creare collane con dei punti luce, con quegli strass, mi piacciono veramente tanto, ho trovato sempre dei links, però belli cicciosi. Questi qua sono praticamente semplicemente dei cristalli, però belli grandi, che posso andare ad inserire magari in una collana. Hanno il retro dorato, quindi dovrò trovare degli elementi, che adesso alcuni li ho presi dorati e tra poco ve li farò vedere. Di questi non mi ricordo quanti ne ho presi, comunque sicuramente non solamente uno, quindi magari potrei creare diciamo una catena alternata di questi links dorati e queste perle. Queste invece sono proprio perle, che vi faccio vedere. Anche queste qua, pur non essendo molto grandi, ma mi piacciono molto. Sono delle perline, dovrebbero essere da 6 mm, credo queste. Adesso non mi ricordo, ma vederle così direi che sono un 6 mm. Sono un po' lavorate, non proprio etniche, hanno più un intreccio come disegno. Queste qui me le immagino su una catena comunque sottile, e magari anche queste potrebbero essere alternate da quei links che vi ho fatto vedere poco fa, ma dovrei vedere un po' mentre la faccio, perché forse sono un po' troppo grandi e magari stonano. È da provare. Quindi qua mi ricordavo di non averne preso solamente uno, ce ne sono altri. Poi questo è un ritorno di fiamma perché li avevo già presi, sono piaciuti molto e anche a me piacciono veramente tanto. Sono dei charms, dei ciondoli comunque, con un pendente a foro largo, però sono abbastanza utilizzabili, facilmente utilizzabili, con questo cuoricino appunto pendente, e devo dire che essendo piaciuto molto, soprattutto nei braccialetti l'ho utilizzato e sono andati a ruba, li avevo finiti, li ho ritrovati e ne ho approfittato per prenderli.
E poi vediamo un po' cos'altro. Ah, poi avevo preso, è vero, l'avevo totalmente dimenticato, dei Bicono, questi, in diversi colori. Penso di farne o dei braccialetti, qua abbiamo un ospite di nuovo, oh mamma mia, o dei braccialetti o comunque delle collane, magari un po' colorate, visto che ho usato più colori. Ogni tanto vedrete passare il sederone di Lucky. Poi ho preso questi altri charms. Ce ne sono veramente tanti in questa busta. Sono dei charms a forma di farfalla. Anche questi solitamente a me piace utilizzarli per, mamma mia, sta buttando giù il cellulare, per fare delle collane magari lunghe. Ecco, anche, ah no, quelli hanno la base dorata però, perché se no stavo dicendo che anche questi qui potevano andare bene per la key. Però vieni qua, aspetta che me lo metto in braccio. Potevano andare bene anche quelli se fossero stati argentati. Non lo so se però magari c'è qualcosa di argentato. Non mi ricordo se li ho presi tutti dorati o meno. E poi un'altra cosa che mi è stata molto 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 richiesta. Qualcosa a tema di croci. E quindi ho trovato questi links, sempre a forma di croci, con i due fori in alto, in modo tale da creare appunto un collegamento e magari una collana, in questo caso dorata, ci potrebbe stare bene. E poi invece anche questo è stato un successone. Oh mamma mia, non si aprono. Ho preso queste perle piccoline e multicolore. Perché è andata molto bene una collana. Se mi seguite su Facebook, magari l'avrete vista. Una collana fatta appunto tutta così con delle perle, in quel caso erano perle di legno multicolore, molto semplice, una collana argentata. L'unica cosa che avevo utilizzato una catena. Molto carina secondo me, che aveva cerchi concentrici di misure diverse, e quindi volevo replicarla in maniera un po' diversa per non fare sempre le stesse cose. E in ultimo, ecco, questi pensavo che fossero più grandi, avrò letto male la misura sicuramente. Queste perline, mini perline, sono veramente piccole. Vediamo se riesco in qualche maniera a farvele vedere. Giro la telecamera e ve le faccio vedere. Ecco, sono queste perle che in realtà sono molto belle, ha un bellissimo disegno, però sono veramente veramente piccole. Pensavo che fossero più grandi. Comunque troverò sicuramente un modo per utilizzarle. Qua si è avvicinato sempre Lucky. E per ora basta, direi che questo è tutto. Chiaramente, come ogni volta che vi faccio vedere uno spacchettamento, poi vi farò vedere anche la realizzazione dei vari bijou, sperando che vi possano piacere, che vi possa interessare quello che vi farò vedere. Ho in mente anche, se avete voglia, di riprendere un attimo a farvi vedere, giusto una ricettina mi è venuta in mente. Una ricetta cosmetica, è un qualcosa di molto molto banale, molto semplice, però visto che è una cosa che io utilizzo e che secondo me può essere interessante da farvi vedere, quindi prossimamente appena riesco vi girerò anche quel video. E basta, grazie per aver guardato questo video qui da me e Lucky, Happy invece in giro. È tutto. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona, buona serata. Ciao, alla prossima!